Buon saluto a tutti gli amici di cultura pop e gli amanti delle action figure di Star Wars. Oggi ho qui con me l'elmo in scala 1-1 indossabile di Darth Vader per la linea The Black Series di Hasbro. Questa è la parte frontale della scatola che ci mostra alcune features che ha il casco. È un casco elettronico, quindi che cosa fa? Innanzitutto si può indossare e si possono attivare delle funzioni elettroniche come Iconic Sound Effects, quindi emetterà dei suoni come nel film. Guardate che picco. Allora, per farlo funzionare servono due batterie. Qui ci viene indicato anche che c'è un magnete, forse, andremo a vedere. La scatola è enorme, non mi ci sta nemmeno nell'inquadratura, ma è in linea con tutte le uscite della linea The Black Series, quindi ha questo elemento trapezoidale che mostra il personaggio. Sul fianco vengono mostrati questi effetti come se fossero dei progetti meccanici. Sul retro di nuovo ci mostrano le figures e ci dicono che questo è tratto dalla serie Obi-Wan Kenobi. Hello there. Ok, apriamo la confezione. Boom. Allora, dentro la confezione, questo mi è uscito, ci sono vari libretti, tra cui il libretto di istruzioni, che magari andiamo a vedere per capire dove si colloca il vano batterie, quindi qui, in questa parte qui sulla sinistra. Lo apriamo e vi mostro proprio come è fatto. Quindi apriamo nuovamente con una matriosca. Apriamo anche questa parte qui e il casco. Ah, questo dovrebbe essere un elemento per il supporto su base. Sentite che bello. Per appoggiarlo su una superficie, poi lo proviamo. Andiamo a togliere prima tutte le parti e ve le faccio vedere una per una e iniziamo a mostrarvi un po' di cose. Beh, prima di tutto posso dire che è bellissimo, cioè veramente ultra dettagliato. È la seconda versione del casco di Darth Vader che viene realizzata. Questa è una bomba. Vedete anche le lenti rosse, il microfono. A proposito, non è dotato di microfono. E questo elemento che si stacca da una parte e dall'altra, volendo, per consentire a chiunque di indossarlo. Quindi, allora, vi faccio vedere dentro. Dentro ci sono dei cuscinetti e queste cinghie che aiutano a tenerlo ben saldo. Qui di fianco, se lo zoom mi aiuta, in questa posizione qua, c'è il vano batterie che adesso andiamo ad aprire. Quindi vuole le piccoline. Abbiamo cambiato il tipo di cacciavite intatto. Ok, qui vedete l'alloggiamento delle batterie, adesso le inseriamo, pausa. Credo di aver inserito correttamente le batterie perché premendo sul pulsante qui di fianco emette il classico suono di respirazione della maschera. Andiamo allora a rimettere questo copricollo, come cazzo chiamate, sul retro, poi vi mostro come sta in dosso, su cui si appoggia, ecco, e sta ben dritto sul tavolo. Il tutto si conclude con il classico casco che incastra, si fissa, mi vedete riflesso, ciao, con un magnete ed eccolo qui, bellissimo, pronto ad essere indossato o essere esposto. Bene amici, siamo giunti alla fine anche di questa video recensione. Voi fateci sapere se questo casco vi è piaciuto, commentate qui sotto, mettete mi piace, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, altrimenti verrete colti dal lato oscuro. Un saluto da Darth Vader e da Matteo per Cultura Pop. Ciao!